Dietro di me. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, Buongiorno a tutti. ministro. Spero che Buongiorno, mi ministro. sentiate. Buongiorno. La sentiamo forte e chiaro, la vediamo anche. Io vi ascoltavo. E cosa sta facendo la politica poi per aumentare le auto elettriche? Sono pronto a raccontarvelo perché sono stato proprio ieri a un bellissimo incontro con imprenditori, docenti universitari, rappresentanti di piccole, medie e grandi aziende pubbliche e private, ad esempio sul nucleare, perché ovviamente la neutralità tecnologica per aumentare l'elettrico non può essere solo l'eolico o il fotovoltaico, perché non sempre c'è vento e non sempre c'è il sole e l'idroelettrico non sempre ha l'acqua necessaria. E quindi non bisogna essere preclusi ideologicamente a nessuna fonte di produzione energetica, compreso il nucleare. Lo dico mentre sto messaggiando con i nostri europarlamentari, perché proprio in questi minuti in Commissione Ambiente, dove c'è ideologia più che ambiente, prendono alcune scelte. Nonostante questo, però, siamo riusciti a influire, penso, al tema degli Euro 7, portando dei miglioramenti a quella che altrimenti sarebbe stata una normativa enormemente penalizzante, penso all'inserimento dei biocarburanti tra le alimentazioni per l'auto su cui stiamo lavorando insieme agli e-fuel portati avanti dai tedeschi. Però rispondo volentieri alle domande che mi verranno fatte. Finito il collegamento con voi, partecipo a una riunione organizzata qua al Ministero dei Trasporti con i sindacati sul tema delle motorizzazioni, perché poi è importante il tema della produzione, dell'alimentazione, poi però per i cittadini è importante anche il costo e il tempo per la revisione dell'auto e del mezzo pesante. Quindi sto cercando di aggiornare al 2023 una normativa e una procedura troppo vecchia in termini di revisione dei mezzi. Ministro, senta, la prima volta che noi ci incontrammo era poco tempo dopo il suo insediamento al Ministero. E la prima Ricordo. cosa che lei mi disse era, il mio primo intento come Ministro dei Trasporti italiano è quello di rimettere in discussione il 2035 e comunque in generale una serie di cose che venivano decise in Europa. Io, diciamo, io ascoltai con grande attenzione quello che mi diceva e dicevo, come si ricorderà, bah, forse è una cosa difficile da ottenere. Lei invece ci è riuscito. Come ha fatto? No, portando dei dati, dei numeri, dei ragionamenti senza pregiudizi ideologici. Adesso ci sarà un check di questo full electric che è ideologico. Sarà importante avere anche auto elettriche, ma dire solo auto elettriche dal 2035 è un suicidio ambientale, economico, sociale, industriale e potrei andare avanti con altri aggettivi. Quindi ci sarà un punto della situazione nel 2026 con una nuova commissione e nuovi equilibri nel Parlamento europeo. È chiaro che però le aziende stanno già, vi stavo ascoltando, riconvertendo, investendo, perché siamo stati sul pezzo sul tema Euro 7, perché quando già mi dai una deadline al sistema produttivo e industriale al 2035, poi mi metti anche un'altra ulteriore fase di passaggio, vuol dire complicare la vita a imprese che già stanno lavorando con fatica. Io guardavo i dati delle vendite di agosto, ad esempio, il modello più venduto in Spagna è MG, che è un modello ovviamente di produzione cinese o thailandese, che non comporta un giudizio politico, economico o sociale, però bisogna capire che quando si dice solo elettrico, tutto elettrico, nient'altro che elettrico, si fa una scelta che ci pone in condizione di subalternità rispetto ad altri paesi e rispetto ad altri settori produttivi. Quindi sulla deadline 2035 avremo modo di ritornare sull'inserimento dei biocarburanti per ragionare anche del mantenimento di motori endotermici.
avremo modo di lavorare. Sull'autotrasporto stiamo lavorando. Ero al Brennero 2 giorni fa perché, a proposito di regole europee, di normative europee, di decarbonizzazione, di Fit for 55 e di Green Deal, c'è un paese su 27 che chiude, quando ritiene di chiuderlo, un valico alpino, creando mercoledì scorso 100 km di coda, con tanti saluti all'ambiente, alla libera circolazione di uomini e merci, alla tutela del sistema produttivo. Quindi diciamo che abbiamo trovato parecchi dossier arretrati su cui cerchiamo di recuperare terreno. Il sistema dell'automotive è un sistema fondamentale. È chiaro che se la Germania rallenta e quest'anno chiuderà con meno 0,8 e l'Italia chiuderà con più 0,8, io non festeggio la Germania in recessione, perché è un problema economico, sociale, industriale e produttivo anche per il nostro paese. Però diciamo che tutto quello che abbiamo fatto in questi 11 mesi l'abbiamo fatto ascoltando chi di dovere. Quando abbiamo fatto il nuovo codice degli appalti abbiamo ascoltato imprese, sindacati, comuni, province, regioni. Il nuovo codice della strada, che comincerà finalmente il suo iter in Parlamento dopo essere stato approvato in Consiglio dei Ministri, l'abbiamo costruito ascoltando tutti gli interlocutori che la strada la usano, la vivono per lavoro o per passione. Sul tema dell'auto ho fatto più di un incontro con le case costruttrici, con le associazioni, con il sistema mediatico, che è fondamentale. E fatemelo dire, non solo perché sono ospite vostro, ma lo dico in qualsiasi contesto, ringrazio per l'obiettività e la precisione quattro ruote, perché io non ho bisogno di giornali amici, televisioni amiche o radio amiche che dicano quanto è bravo Salvini, non mi interessa. Ho bisogno che ci sia un resoconto di quello che stiamo facendo e di quello che stiamo portando a casa. E devo dire che in un settore delicato da mille punti di vista come quello dell'auto, quattro ruote fa un lavoro assolutamente preciso e obiettivo. Ovviamente la ringrazio a nome di quattro ruote e anche dell'editore, amministratore delegato. Senta, ma lei sta facendo delle perifrasi, ma non pronuncia mai il nome della Cina. In realtà è quello il nostro grande problema. Figurati, se è emerso il Qatar Gate a Bruxelles, poi vedremo se e come finirà. Nessuno mi toglie dalla testa l'idea che alcune scelte assolutamente folli, suicidi, antieconomiche, che vanno contro qualsiasi logica ambientale, industriale e sociale, sono state prese o per arroganza o per ignoranza o per convenienza. Quindi altre spiegazioni non ce ne sono. Detto questo, noi accompagniamo un processo. A me interessano le fabbriche, gli imprenditori, i lavoratori e il prodotto. Che le scelte prese a Bruxelles fino ad oggi abbiano abbondantemente, evidentemente, stando anche ai dati, avvantaggiato la Repubblica Popolare Comunista Cinese e il suo modello industriale, mi sembra chiaro ed evidente. Tenete presente che stiamo facendo tutto quello che stiamo facendo per abbassare le emissioni e decarbonizzare. Nel 2022 l'Europa del Green Deal ha consumato il carbone per l'8% in più. Cioè, noi per decarbonizzare e ridurre le emissioni stiamo consumando più carbone e stiamo alimentando l'economia cinese, dove le centrali a carbone la fanno da padrone. Quindi ditemi voi che cosa stiamo decarbonizzando e cosa stiamo sanificando. Senti, però sembra che il clima politico in Europa stia cambiando, anche in previsione delle elezioni del prossimo anno. È così? Sì. Diciamo che abbiamo il vantaggio di avere una commissione a scadenza, dove tutti probabilmente sono in cerca d'autore, in cerca di riconferma, quindi alcuni eccessi ideologici, sia sul Green Deal che sull'agricoltura, che sulla pesca, che sull'immigrazione, quello che era certezza granitica fino all'altro ieri, da parte della stessa Presidente von der Leyen, diventa meno certezza. Quindi come governo italiano e come sistema industriale e produttivo italiano cerchiamo di, non dico approfittare, che è un brutto termine, però di utilizzare questo varco di apertura non ideologica, perché fino a ieri, andate a guardare la rassegna stampa, lei direttore lo sa meglio di me, se Salvini osava parlare di neutralità tecnologica e mettere in discussione la religione dell'elettrico, solo elettrico e sempre elettrico, era contro l'ambiente, contro i ragazzi che manifestano per la pulizia dell'aria, contro gli uccellini, i pesciolini e gli scoiattolini.
L'elettrico è una parte rilevante del futuro, le rinnovabili sono una parte importante del futuro, ma pensare di poter fare a meno dei combustibili fossili, del petrolio e del gas per i prossimi decenni è una pia illusione. A proposito di rinnovabili, abbiamo letto ieri sui giornali di questa dichiarazione sulla una centrale nucleare a Milano, vero? Sì. Questa mattina, mentre noi stiamo parlando, sono operativi più di 100 reattori nella sola Unione Europea, più di 400 in tutto il mondo, in nuova costruzione negli Stati Uniti, in Cina, in Giappone, in Nord Europa, nella verde Finlandia, la Francia, che è di fianco a noi. Quindi dire di no a una forma che la stessa Commissione Europea ha ricompreso nella tassonomia, cioè nelle fonti energetiche finanziabili perché ecocompatibili, sarebbe un no ideologico. È chiaro che il nucleare, se cominci oggi, non ce l'hai domani mattina, però gli esperti nella riunione di ieri parlavano addirittura del 2030 come prima produzione energetica derivante dal nucleare di ultima generazione, che è quello più pulito e più sicuro. Però siccome in Italia sono tutti bravi a dire sì, sì all'aeroporto, ma cortesemente non nella mia città, sì al termovalorizzatore, ma non nella mia città, sì allo stadio nuovo, ma non sotto casa mia, sì al nucleare, ma nella regione di fianco, come Milano è la capitale dell'innovazione, della sostenibilità, e l'abbiamo visto con il post-Expo, ad esempio, il primo treno a idrogeno trasporterà i passeggeri nel 2024 da Brescia a Iseo a Edolo, quindi dal punto di vista dell'innovazione, del futuro, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, Milano e la Lombardia sono da sempre all'avanguardia, siccome sono assolutamente convinto che l'Italia non può fare a meno del nucleare, come una delle tante fonti energetiche, dico a Milano. Perché non a Milano? Se io credo da vicepresidente del Consiglio da Ministro che sia sicuro e sia una delle fonti energetiche fra le quali puntare nel futuro, nella mia città, nel mio quartiere. Al sindaco Sala gliel'ha detto? Sì, fra una pista ciclabile e l'altra, e quindi vedremo di ragionarci, perché qua fra aree B, aree C, ZTL, io per carità ho due biciclette a casa, mi piace andare in bici, però andare a bici in Buenos Aires fra autobus, taxi, carico e scarico, oppure quella gincana che mi ha fatto vedere mio figlio di Corso Monforte, per cui occorre quantomeno un diploma di scuola superiore per capire da che parte andare in auto, in moto, in bici, in taxi, in monopattino. Ora, scherzi a parte, gli incidenti che hanno per protagonisti utenti deboli della strada, quindi pedoni, ciclisti e motociclisti, sono ahimè in aumento sia a Milano che a Roma, quindi dal Ministro dei Trasporti è urgente l'entrata in vigore del nuovo codice della strada che prevede più controlli, più regole, più sanzioni. Ricordo da automobilista a me stesso, ad esempio, che uno dei provvedimenti riguarda sto affare qua, perché la principale causa di incidenti non è la velocità, non è l'alcol, ma è la distrazione alla guida e l'uso del telefonino. Abbiamo previsto che i neopatentati non possano guidare auto di una certa cilindrata per i primi 3 anni. Abbiamo sanzioni più severe per chi risulta positivo al droga test o all'alcol test, sanzioni più severe per chi occupa i parcheggi destinati ai disabili. Poi occorre buon senso. Io sto da Ministro dei Trasporti, noi abbiamo decine e decine di milioni di euro sulle ciclovie, però fare una pista ciclabile protetta, sicura, sia per il ciclista che per l'altro cittadino è cosa intelligente. Non avere un piano, non avere un disegno e avere monopattini che ti sfrecciano a 50 all'ora contromano per strada sui marciapiedi non aiuta la mobilità sostenibile, e soprattutto io lavoro per aiutare i cittadini che vogliono a poter usare il mezzo pubblico, però senza fare la guerra alle auto. Quelli che per ideologia vogliono città senza auto mi spieghino come si fa a venire a lavorare a Milano o a Roma col furgone o con l'auto o con la moto se non si hanno alternative. Quindi io lavoro per la neutralità tecnologica come fonte di alimentazione energetica, però non sarò mai iscritto al partito anti-auto,
Stiamo lavorando per il ponte sullo stretto di Messina, una riunione fra poco, e ricordo che negli anni 50 c'erano anche i comitati del no all'autostrada del sole, perché anche allora qualcuno diceva non serve l'autostrada del sole servirà solo alle auto. E buon Dio, un'autostrada a chi dovrebbe servire? A chi va in giro col cavallo? E quindi sono contento di aver inaugurato la quinta corsia della Milano Laghi, la quarta corsia dinamica della Milano Venezia all'altezza di Cormano. Perché va bene l'intermodalità, va bene la portualità, va bene il tunnel del Brennero, la TAV, il ponte sullo stretto, però fare finta di poter fare a meno delle strade, delle autostrade e del mezzo di trasporto che è l'auto che tutti quanti usiamo è pura e semplice ideologia. Quindi se uno vuole andare in giro in monopattino, in motorino, in bicicletta, libero di farlo, ma senza tartassare i proprietari di auto che di tasse ne pagano già a sufficienza. Senatore, di fronte a me io ho tanti imprenditori del mondo dell'automobile, della componentistica. Come si difende la competitività della filiera italiana? Difendendo un sistema produttivo, se non solo italiano, quantomeno europeo e occidentale. Ripeto, se qualcuno, in Germania pensava che la scommessa del solo elettrico potesse portare le auto tedesche a invadere il mercato cinese, i numeri dicono che sta succedendo esattamente il contrario: diminuiscono le esportazioni e aumentano le importazioni. Molti degli imprenditori che sono lì in sala, ho già avuto il piacere, prima ancora che il dovere, di incontrarli. Ovviamente la mia competenza è limitata perché poi c'è il Ministero dello Sviluppo Economico, c'è il Ministero, oggi si chiama del Made in Italy, il Ministero dell'Economia. Però, siccome sto progettando strade e autostrade dalla Gronda di Genova al passante di Bologna, al nodo di Firenze, alla Vigevano Malpensa, stando più vicini a casa nostra, per le Olimpiadi, che saranno una grande occasione di sviluppo, noi possiamo lavorare sulla variante della statale 42 a Vercurago, sul nodo di Tirano, quindi sempre stando in Lombardia, sulla Milano Sud con autostrade per l'Italia in direzione Lodi. È chiaro che però abbiamo bisogno di macchine, non dico prodotte in Italia. Io sono stato in Molise non tanto tempo fa, e ho avuto la gioia di incontrare degli imprenditori italiani che con enorme coraggio e visione, nel cuore del piccolo e orgoglioso Molise, hanno aperto un sistema produttivo che adesso si inizia a vedere, però quantomeno difendere il sistema produttivo europeo e occidentale, anche perché bisogna spiegare che la sostenibilità ha un costo, nulla è gratis, il Green Deal ha un costo. E quindi va accompagnato nel tempo perché riconvertire interi settori produttivi non lo fai in 5 o in 10 anni. Quindi è questo che chiediamo all'Europa, avere il tempo di accompagnare con buon senso e con gradualità verso il futuro e dire tutto elettrico dal 2035 non è la soluzione né economica né ambientale. Una domanda prima di congedarci. Noi è da decenni che non vedevamo un ministro dei trasporti così attivo, ma dica la verità, lei si sta divertendo un sacco. Anche nelle autostoriche, peraltro, siccome vedo di fronte a me il presidente dell'ASI, Alberto Scuro, anche sulle autostoriche si sta impegnando. Quello è stato un bel risultato perché io impazzisco quando cose semplici diventano difficili per la burocrazia. Quando mi hanno detto che da 2, 3 anni, 4 anni, non mi ricordo quanto, il sistema del riconoscimento delle targhe storiche per i veicoli di interesse storico era fermo in qualche ufficio, di qualche ministero, ci siamo messi di busto buono. Siccome allo Stato non costava nulla, anzi, lo Stato incassava. Perché se uno ha un'auto storica, una 500 storica, gli devi mettere la targa moderna, ti perdi metà della poesia e poi lo Stato incassa centinaia di euro per ogni singolo contrassegno che questi appassionati meritoriamente portano avanti. Ebbene, ce l'abbiamo fatta. Ci abbiamo messo mesi per le targhe storiche, figurati per sbloccare alcune autostrade. Parlavo della Gronda di Genova perché il sistema Ligure è uno di quelli più intasati, il passante di Bologna, il nodo di Firenze, ma parlo anche della dorsale adriatica con i perenni lavori in corso o dell'A24, la strada dei parchi. Devo dire sì che mi piace, se uno fa un lavoro qualunque sia, avere passione e piacere
A fare il proprio lavoro vale per l'insegnante, per il poliziotto, per l'imprenditore dell'automotive o per il direttore di giornale. Se ti piace quello che fai, nonostante i mille problemi, gli incidenti ferroviari, ricordo i cinque operai morti a Brandizzo, ricordo l'autobus, ahimè, precipitato a Mestre. Quindi è chiaro che fare il ministro dei trasporti e delle infrastrutture è una sfida appassionante, per me assolutamente stimolante, perché abbiamo quasi 200 miliardi di euro da spendere per infrastrutturare il paese da nord a sud, e significa logistica, abbiamo il piano casa da riprendere in mano. Sì, mi appassiona, anche perché ogni giornata non è un ministero dove fai filosofia, perché strade, autostrade, ponti, porti, aeroporti, gallerie, case popolari, se le progetti, se le finanzi, poi le vedi. Noi lunedì abbiamo la manovra economica in Consiglio dei Ministri. E devo dire con grande soddisfazione che il settore trasporti, mobilità e infrastrutture, avrà quello che serve per modernizzare il paese. Poi non c'è niente di semplice. Adesso vado a fare le due riunioni di cui parlavo, uno sulle motorizzazioni, perché ormai l'italiano è rassegnato ad aspettare mesi e mesi per la revisione della propria auto, del proprio camion, e ritengo che sia indegno, e poi ho la riunione su un ponte di cui si discute da quasi 100 anni, e la cui posa della prima pietra stiamo lavorando perché accada nell'estate 2024. Mi spiace di non essere in presenza perché, ripeto, è una giornata abbastanza tosta, però la prossima volta conto di esserci in presenza con qualche ulteriore risultato positivo da portare alla platea. Ringraziamo il senatore Matteo Salvini, grazie ancora, ministro. Grazie a voi.